La splendida cornice di Piazza Santa Caterina a San Potito Sannitico ha ospitato il concerto di fine estate Petali di Note, organizzato dall'associazione A Voce Rutiempo. Sindaco, ancora una volta San Potito si contraddistingue per la qualità sotto il profilo artistico delle sue manifestazioni. Sì, certo, San Potito ha investito molto e investirà sempre di più nella cultura per chi ci crede. Come diceva prima Giampiero, uno dei maestri che si è esibito questa sera, noi dobbiamo lottare contro l'inciviltà e contro la puerilità e quindi investendo nella cultura andiamo in controtendenza e quindi dobbiamo continuare su questa scia. Una certezza quindi quella che vede San Potito sempre avvolto dall'alone culturale degli eventi che le varie associazioni locali continueranno ad organizzare. Assolutamente sì, noi oltre a questa location che è suggestiva, bellissima, la cosa più bella che un nostro concittadino poteva dire questa sera sembra la piccola Positano. Questo ovviamente si presta per le manifestazioni estive, ma ci stiamo adoperando per realizzare due auditorium proprio perché l'amministrazione comunale punterà sempre di più sul discorso della cultura e noi siamo presenti e saremo sempre presenti e vicini alle nostre associazioni, anzi meno male che ci sono le associazioni che fanno tantissimo per la nostra comunità e noi siamo orgogliosi di poter partecipare e stare al loro fianco, lo faremo sempre.
Maestro, dopo aver calcato così tanti palcoscenici, cosa si prova a tornare a casa e a poter fare musica all'interno di una cornice così bella nel proprio paese? Beh, innanzitutto i palcoscenici, diciamo, sono sempre un po' tutti uguali, no? E quindi quando si torna qua è sempre la prima volta, c'è sempre una grande emozione, poi soprattutto quella di dover suonare davanti a un sacco di persone che io conosco da sempre, quindi il mio paese, ed è una cosa bellissima, una cosa piena di emozione veramente per me, poi una cornice stupenda, insomma, tutto alla grande. Stasera poi la scelta di esibirsi in ensemble, come mai questo è stato lo assortimento, quindi piano, oboe e corno? Perché praticamente era una cosa che io, veramente io ho un percorso che vorrei iniziare a creare. Vorrei iniziare a creare un percorso che possa partire da questo e fare cose di più. Vediamo se ci riusciamo, purtroppo si dice che le strade del Signore sono infinite, speriamo, magari se riusciamo ad avere un po' di aiuto, magari riusciamo a fare anche delle cose anche in avanti, magari più... Però questo era un punto di partenza e questo è un bellissimo repertorio, tra l'altro i primi due pezzi erano... abbiamo cercato di fare, diciamo, nei primi due pezzi ho cercato di far conoscere l'oboe con il pianoforte, poi il corno con il pianoforte e poi insieme abbiamo fatto questo pezzo capolavoro ottocentesco di Reinicke, che è uno dei pezzi bellissimi, magari in Italia non viene molto eseguito, però in Austria, in Germania, dove comunque ci sono delle stagioni di musica da camera, che viene eseguito regolarmente, quindi sono dei pezzi molto richiesti questi qua. Stasera c'è stata una prima approvazione da parte del pubblico potitese, ci auguriamo che questo progetto possa proseguire e raggiungere veramente vette molto alte. Ma io me lo auguro anch'io, mi auguro per il mio paese di riusciamo a fare qualcosa insieme, magari riusciamo a cambiare un po' anche, diciamo, non dico i giovani, perché i giovani non vanno cambiati, i giovani vanno semplicemente... fatti capire che bisogna indirizzarli, e quindi noi che, come abbiamo, io ho avuto, diciamo, i Natali, parlo musicalmente, diciamo, anche, diciamo, sono nato in questo paese, però è qui che ho iniziato a muovere i primi passi, quindi vorrei che magari, chissà, qualche giorno, fra qualche anno, magari vedere qualche altro giovane che possa fare le stesse cose, però se non si parte diventa difficile. Speriamo che questo sia il trampolino di lancio, davvero. Grazie per averci regalato questo momento così magico e buona musica. Grazie a voi e in bocca al lupo per tutto. Emilia, com'è nata l'idea di organizzare questa manifestazione? Dunque, l'associazione A Voce Ru Tempo è in contatto perenne con Gian Piero Riccio, che è il primo corno al Teatro Massimo di Palermo, e già 3 anni fa lui ci ha proposto di ospitare i Fiati di Parma ed è stata un'esperienza bellissima, per cui quando ci ha proposto questa seconda possibilità di un concerto con musicisti di alto livello, noi abbiamo subito colto l'occasione, anche perché era un periodo molto triste per la nostra terra, per il nostro paese, e quindi abbiamo pensato di dedicare questo concerto ad un amico, Vincenzo Dall'Estero, visto che la musica è un inno alla vita, la musica è vita. Abbiamo pensato proprio attraverso le note, infatti abbiamo intitolato questa serata Petali di note, di ricordare in questo modo la vita che va oltre la morte, la vita che continua proprio attraverso la musica. Congratulazioni per l'iniziativa, senz'altro lodevole, e grazie. Grazie a voi. Da San Potito Sannitico è tutto, Luisa Porto per casartasera.it.